E ben ritrovati a tutti ancora una volta per questo nuovo video e stavolta ci siamo un video acquisti. Sono finalmente riuscito a svuotare la casella e va da sé che ho un po' di cosette da mostrarvi. Ma prima volevo ricordarvi che un po' tutti i manga che vedete alle mie spalle vengono dalla mia fumetteria di fiducia, ovvero Mondi Paralleli di Arconate, presso la quale è anche attivo il mio codice sconto Sta Andando Tutto Manga, che vi dà il diritto al 5% sull'intero catalogo online. E non ci sono solo manga, Trovate Funko Pop, giochi da tavola, gadgets, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente vi lascio tutti i dettagli in descrizione così poi ci tornate con calma. Direi sigla e cominciamo. Ok, let's go. Capatina in casa J-pop perché abbiamo Worlds and Harem che mi arriva al volume 18, eccolo qua. L'harem della fine del mondo. Qui abbiamo Afterworld, ovvero diciamo il secondo arco narrativo, la seconda serie se vogliamo chiamarla così. La prima l'ho letta, completata, vi ho fatto un video dedicato che magari vi lascio, non lo so, nella scheda. L'ho trovato molto molto carino, se vi piacciono queste cose piccantelle. E quindi ho deciso di proseguire, di prendere anche il secondo arco narrativo, anche per capire dove cacchio andiamo a finire. Non è che ci sia questa mega trama spaziale, però ho trovato che tra questi manga harem, diciamo, era quello un pochettino più strutturato. Mi piacerebbe anche farvi vedere un disegnino, però la vedo dura. La vedo dura sia perché non voglio farvi spoiler, sia perché non voglio farmi cancellare questo video da YouTube. Andiamo avanti, passiamo per Ikari, serie che sta arrivando alla sua conclusione, ovvero Jimen, eccolo qua con il volume 8. Di che cosa parla questo Jimen? I Jimen non sono altro che queste figure, sono degli animali che hanno questo volto praticamente inquietantissimo, umano, umanoide. Lo vediamo anche sul retro. Di punto in bianco, gli animali in uno zoo iniziano a dare di matto, assumono questo aspetto e iniziano ad uccidere gli umani. Ovviamente ve ne ho parlato in un video, prime impressioni ai tempi dell'uscita del volume 1, anche questa è una serie che più che altro per questo stile particolare della rappresentazione dei G-Men ho deciso di continuare, visto anche il numero contenuto dei volumi, se non sbaglio intorno alla decina, quindi siamo già arrivati verso il finale, pensavo ne valesse la pena, devo leggerlo ancora in blocco perché ho letto solo i primi 2-3 volumi, poi l'ho messo in stand by, ho detto me la completo e me la leggo in blocco perché sto iniziando a ragionare così per non perdermi i dettagli nel corso della lettura. La lettura deve essere soprattutto un piacere. Passiamo adesso a Planet Manga, casa editrice con la quale staremo fino alla fine di questo video perché tutto il resto dei volumi vengono proprio da Mamma Planet e inizierei proprio con lui, con il 15 di Demon Slave. Di questo titolo ve ne ho parlato ampiamente, sia nel video prime impressioni che mi invito a recuperare, sia nel video che ho fatto in collaborazione con tanti altri creator su invito ovviamente di Malta, e ve l'ho consegnato come manga di cultura, tra quelli che sta uscendo al momento è quello che mi piace di più. Eccole qua, guardate che bei disegni, c'è un comparto battle eccezionale, abbiamo delle donne che hanno accesso a dei poteri, gli uomini sono esclusi da questa faccenda, quindi un po' tutti i ruoli di spicco della società, nonché le forze dell'ordine, chiamiamole così, sono affidate a figure femminili. Direte tutto qua, no? C'è un maschietto che finisce lì in mezzo e avete capito che anche questo più o meno poi mi si va a configurare come un harem nel quale non mancano le grosse mazzate. E che cosa volete di più dalla vita? Andiamo avanti con Daidark, che mi arriva al volume 7. Guardate quanto è figa questa cover, Ma qui Yoshida è una garanzia, sapete che io amo alla follia l'altra sua opera, ovvero Dore d'Oro. Daidark l'avevo trovato un pochettino un rimescolamento di alcuni elementi che già avevo trovato in Dore d'Oro, che avevo comunque apprezzato, ho deciso di portarmelo a casa. Però anche qui avevo letto i primi volumi, l'ho messo in stand-by e devo dirvi che, non lo so, ero rimasto un pochettino deluso, ma al contempo c'è la gratificazione di avere queste tavole qua. Io questo stile lo apprezzo in una maniera viscerale, quindi ok, ci sta la critica sulla storia che magari non è valida tanto quanto quella di Dore d'Oro, però voglio comunque leggerlo, me lo sto mettendo in casa perché anche ho il sentore che questo titolo viene pubblicato e poi dopo non lo vedremo mai più. Poi opera che invece sto leggendo, Blue Lock,
che mi arriva al 25. Questa volta è blisterata perché c'è, non riesco a capire bene cosa, c'è una preview. Quindi direi, me lo spacchetto, vediamo che cosa è arrivato. Allora, il volume si presenta così, mi piace l'effetto di questa cover, anche l'illustrazione sotto. È sempre un po' un'immagine satirica di quella che è la cover principale. Eravamo arrivati ad una fase molto adrenalinica del racconto, con delle partite serratissime. Io non amo particolarmente il calcio, ma il dinamismo di queste tavole mi ha convinto. Ne faccio vedere qualcuna, perché... ecco qua, toh. Spettacolare. E qui abbiamo proprio il nostro protagonista, Esaci, all'opera con la sua nuova arma, questa visione totale, qualcuno direbbe tombale, del campo. Questo, al contrario degli altri, lo leggo prima, di subito. Poi c'era questa simpaticissima preview, il libretto della messa. Abbiamo Oneko Akabane's Bodyguards, ve lo faccio vedere. Non ho la minima idea di che cosa sia questa roba, però sono sempre curioso di leggermi queste cosettine che mi arrivano così, diciamo, gratis. Andiamo avanti con la chiusura di un capolavoro definitivo del manga, del seinen, non ve l'ho mai nascosto. Eccolo qua, l'ultimo volume di Tracce di sangue di Tsuzoshimi, volume 17. Opera spettacolare, una delle mie opere preferite, ve lo dico così, senza aver addirittura letto il finale. Qui Oshimi ci accompagna con il suo protagonista, con i suoi disegni, nello scivolare nel baratro della follia. Opera grandiosa, non vedevo l'ora di averlo per poterla rileggere tutta e portarvela finalmente con un video dedicato. Però, straraccomandato, approfittatene finché ce n'è, perché con Oshimi è un delirio poi in futuro andarsi a recuperare le cose. E adesso vi do anche la dimostrazione pratica di quello che vi sto dicendo. Ah, vi faccio un preambolo, io di Oshimi ho tutto, vabbè, ve l'ho mostrato nella libreria e quant'altro. Mi mancava solo quella che è la sua opera di riferimento, praticamente. Questa cosa fa ridere. L'unica che non ho letto è Fiori del Male. Eccolo qua. Sto recuperando i volumi man mano che Panini si degna di ristamparli. Perché non l'avevo? Perché io preferisco sempre leggere i volumetti fisici sul cartaceo. Non mi andava di recuperare le cose... avete capito, scan online. E non essendoci mai la disponibilità totale dell'opera, ho sempre aspettato per comprarlo. Ho fatto anche dei giri nelle fumetterie, non trovavo il numero 1, poi mancava il 4, sì, probabile il 7. Insomma, ci sono dei volumi che erano particolarmente delicati e difficili da trovare. Nell'usato non vi dico i prezzi, lasciamo stare. Però intanto ho i primi tre. Eccolo qua, il primo era nel bundle insieme al primo numero di Bentornato Alice. E quindi me lo sono recuperato in quel modo là. E ce l'ho così, non ho preso la versione quella, diciamo, standard con la sovraccoperta. Questa è una variant fondamentalmente. Poi ho preso il 2 e 3, finalmente riesco a prendere anche il 5. Eccolo qua, lo faccio vedere, ho delle copertine stupende. Il 6, anche questa molto bella. Vedete che c'è questo effetto lucido con il fiore che si vede sul fondo nero, tono su tono, però con una finitura sopra diversa che lo fa risaltare alla luce. Poi invece 8 e 9, che sono questi due volumi qua, bellissimi. Oshimi deve essere molto bravo con questi effetti acquerello. Hanno una carta anche diversa, un po' più ruvidina, che dà proprio la sensazione del disegno su carta ruvida dell'acquerello. Quindi bellissima, bellissima collana, mi piace anche questa differenziazione tattile. Bene, direi che anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Le raccomandazioni sono le solite, io ve le rifaccio come ogni volta, ovvero l'iscrizione al canale, like, attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti che inesorabilmente arriveranno. E arrivederci presto con un nuovo video. Ciao 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 ciao.